morire tocca che si prepari. Fra storie e telegiornali piovono cazzi amari. Il sistema riproduce realtà virtuali e quello che se ne deduce spesso induce a correre ai ripari. Spari mattinata fra gente sclerata, soffocata da una rata, da una pessima nottata. Con quest'aria avvelenata c'è chi preferisce stare in casa con la porta ben serrata e la finestra sempre chiusa. Si accusa il colpo inferto da un perfetto estraneo in strada. C'è chi spera che accada una nuova sorta di intifada. E come cazzo vuoi che vada se la disinformazione scambia tripi fraticidi miti da televisione. Colpo in canna anche a lezione con YouTube da testimone. Minorenni anoressiche che sboccano depressione. Non c'è nazione che sia immune all'infezione. Sto pianeta si riscalda, il virus sta in incubazione. Guardo la televisione, il quadro di questa terra è quello che nei manoscritti fu di Sodoma e Gomorra. Ancora un'altra guerra, il futuro resta in bilico tra chi vuole la pace e chi preferisce il risico. In giro trovi il panico, altro che città fortezza. Ci vorrebbe Batman e il pacchetto sicurezza. C'è chi certo non apprezza questo clima di tensione, spruzza sfoghi d'amarezza sopra i muri in un rione. Persone viste da certi come ceto differente. La salute tipo lusso ormai concessa a poca gente. Connesse assente, ma in continuo cambiamento, deviata da sti video, dalle mode del momento. E benvenuti nel paese dove il verde lo si arresta, dove i soldi vanno in fumo per alleggerir la testa. E chiunque cresca una foresta desta astio in una gente, dove il dazio per il papa lo si paga in penitenze. Mezze dosi in polvere nelle tasche dei potenti, mazze date a cape fresche, nominate delinquenti. Del paese vuol sorridere e s'affoga di diossina, mentre un altro idiota in toga inquisisce una cartina. Poca droga per le strade, il resto è tutto il Parlamento. Chi spaccia rischia il culo se il consumo va rilento. Finché Silvio ci sta attento, no problema per il tipo. Tanto uno resta dentro e cento spingono il partito. Passa un voto dato a casa ad un pagliaccio ben vestito, e ci ritroviamo in casa uno stipendio ripartito. La cosa non mi casa in quanto povero fallito, che si alza spesso all'alba e manca non fai divertito. Dico, e ci sono altri problemi a cui badare, tipo gli stipendi della gente che non possono bastare. Che ci vuoi fare se ti tocca lavorare in un posto in cui la morte è un tasso che vuole aumentare? Continuiamo a respirare in siti dall'aspetto lugubre. Se l'uomo inventa macchine e poi ne diventa succube, se regole su regole andrà a rompere i coglioni. Sono fatte per i servi ma ignorate dai padroni. Italia terra di ladroni, se a guardarla sono gli altri. Accettiamo i nostri ruoli come zombie nei sepolcri. Ci dimostriamo scaltri se ci presentiamo all'estero, ma poi trattiamo i nostri figli come se non esistessero. Ladri tessono reti a maglia stretta quasi quanto le manette del signor Tommy Buscetta. E non c'è posto in sacrestia per un messia dal volto angelico, se il servo più devoto alla mania del pedofilo. E la TV rinnega la dipa, indottrina una compagine fatta di coglioni messi sulle prime pagine. Vogliono il canone, altro che parliamone. Dovranno strapparlo dal mio freddo corpo e anime di lacrime. Quante ne vuoi per capire che st'Italia sta marcendo? E sono solo cazzi tuoi. Stai con noi a tiro vino, dice il capo del governo, con la faccia di chi opposta al ministero dell'inferno.